Iniziamo questa terza puntata dei Pirati della Bellezza Extra. Intanto ringrazio Giancarlo che è ancora qui con noi e ci spiegherà uno dei più grandi artisti italiani, uno dei più grandi cineasti italiani che ha segnato la storia del cinema italiano in diverse fasi. De Sica è un gigante assoluto, forse un po', diciamo, travisato per alcuni aspetti. Intanto ringraziamo poi il comune di Bassano in Tiberina che ci permette di fare questa cosa, ringraziamo Romoli, c'è anche il prefetto oggi a seguirci. Ricordo che questa iniziativa è resa possibile dal fatto che ci sono gli sponsor. Oltre al comune c'è Sigma che ci dà una mano a ammortizzare i costi di questa iniziativa. Io intanto inizierei con una domanda generale sul cinema italiano e su questa trafila che abbiamo fatto in questi giorni. Alla fine diciamo al terzo appuntamento mi sono accorto che in qualche modo i vari appuntamenti sono legati da un filo rosso, nel senso che Totò ha lavorato con la Magnani, la Magnani ha lavorato con De Sica e De Sica scopre Alberto Sordi. Diciamo, è un pezzo di storia del cinema veramente fondamentale e centrale nel grande cinema italiano, perché noi non ci rendiamo mai conto, e quando andiamo all'estero però ce ne rendiamo conto, è che essere italiani vuol dire almeno due cose: grande cultura e grande bellezza. Siamo maestri di bellezza in tutto il mondo, non ce ne rendiamo mai conto perché noi ci autoflagelliamo facilmente. E quel pezzo di cinema italiano che va da Totò e quasi circolarmente torna alla commedia con Alberto Sordi, è legato, un artista è legato all'altro. Sì, certo. Se ce la spieghi questa fase storica del cinema italiano. No, io andrei ancora più in là. Io, tutto questo filo rosso si interseca anche con la storia, del paese, con la storia d'Italia. Perché se noi andiamo a guardare tutti quanti i film che hanno fatto questi signori, facciamo un grande ripasso della storia d'Italia. C'è, per esempio, a proposito di Alberto Sordi, una frase che ha detto un grande regista di questa epoca straordinaria, che si chiamava Ettore Scola. Dice: se fra 200 anni ci dovesse essere qualcuno curioso che voglia studiare la storia del Novecento italiano, gli basterà guardare i film di Alberto Sordi. Infatti nei film di Alberto Sordi, poi ne parleremo la prossima settimana più diffusamente, c'è una specie di filo rosso, che c'è questo italiano che entra ed esce dai momenti storici più importanti. Fa la prima guerra mondiale, poi dopo subisce il fascismo, poi la seconda guerra mondiale, l'8 settembre, e poi dopo la democrazia, i problemi, no, nuovi che vengono con il nuovo regime, eccetera, eccetera. E così questi sono tutti quanti legati fra di loro. E a proposito di De Sica, mi è capitato alcuni anni fa di essere invitato dal preside della facoltà di scienza delle comunicazioni a parlare di De Sica e la nascita del neorealismo. Io mi sono trovato di fronte a un auditorio in aula magna, saranno stati 200 ragazzi. Io incomincio a parlare e dico: De Sica è neorealismo, De Sica, per me De Sica è De Sica, è Vittorio De Sica. Una ragazza lì davanti a me mi ha detto: ma chi è Christian? Io ho preso le mie cose e me ne sono andato, inseguito dal professore che mi aveva invitato. Ma come, lei va via? Ma no, ma io che ci sto a fare qui? Ma dove siamo, all'asilo infantile o siamo all'università? Poi scienza delle comunicazioni, no chimica, o no. Si presume che queste cose le sappiano, perché le devono studiare, perché fanno parte anche della loro preparazione.
diceva, sa, questi non sanno niente, ma che li mettete a fare? Ma che li mettete a fare? Vabbè, basta. Sono sicuro che qui nessuno mi domanderà di Christian. Allora, nelle puntate precedenti, chiamiamole così, abbiamo parlato di due personaggi, Totò e Anna Magnani. Tutte e due figli di ragazza madre. Non avevano il padre. Totò reagisce a questa cosa che lui considerava una grande disgrazia, un grande handicap non avere un padre, tant'è vero che lui si chiama Antonio Clemente e non si vuole far chiamare con il cognome della mamma e si fa chiamare Totò. Totò a Napoli è il diminutivo di Antonio, mentre invece a Cosoa in Sicilia è il diminutivo di Salvatore. Però quelli che si chiamano Antonio, come vezzeggiativo, li chiamano Totò. E lui si fa chiamare così. Poi dopo naturalmente si darà da fare, la cosa l'ho raccontata diffusamente la prima settimana, e alla fine riuscirà ad avere tantissimi di quei nomi e sarà considerato addirittura l'erede al trono di Bisanzio. Anna Magnani invece se ne frega. Lei si chiama Marina, la mamma si chiamava Marina Magnani, lei prende il cognome della madre e farà di tutto per dare il suo cognome femminile a suo figlio, in una discendenza femminile unica nella storia anagrafica d'Italia, non credo che ce ne siano altri. Invece De Sica il padre ce l'ha. Non solo ce l'ha, ma è importantissimo il padre. Il padre è quello che l'ha avviato, che gli ha fatto capire che la sua vocazione artistica è quello che l'ha avviato al mestiere del regista, al mestiere dell'attore innanzitutto, poi successivamente diventerà regista Vittorio. Lo portava in giro. Lo portava a cantare nelle case dei signori che lui cantava, poi lo faceva conoscere alle persone importanti, lui l'accompagnava al pianoforte, insomma praticamente è stato il suo manager, il suo assistente, però nello stesso tempo erano tempi grami, non c'era la televisione, quindi non era facile emergere in un mondo così variegato come era quello dello spettacolo a quell'epoca. Lui diventa ragioniere e gli trovano un posto alla Banca d'Italia. Oggi un posto alla Banca d'Italia sarebbe uno ci si tufferebbe o ci si inchioderebbe sopra, no? Se non che un giorno lui va dal padre e gli dice, sai, l'altro giorno ho incontrato, ti ricordi quel ragazzo con cui io recitavo qua alla Filodrammatica? Dice, ah, sì, me lo ricordo, ci siamo salutati, era tanto tempo che non lo vedeva, e dice, che fai? Dice, io sono alla banca, e tu? Dice, io faccio l'attore. Dice, come fai l'attore? Dice, sì, sono stato ingaggiato nella compagnia di Tatiana Pavlova, che era una russa naturalizzata italiana, che una grande attrice che faceva una compagnia primaria. E come hai fatto? Dice, ci sono andato, ho fatto un provino, ma ci puoi entrare, vieni, ti ci porto, sicuramente a te ti prendo perché sei bravo. E beh, tu che hai fatto? Sono andato, ho fatto un provino. E beh, com'è andato? Mi hanno preso. Ma io non ci vado, però mica lascio la banca. Ma che sei matto? Ma lascia la banca, ma che ti frega della banca? Vai a fare l'attore. Un padre che in un'epoca, lui era nato nel 1901, Vittorio, quindi ci avrà avuto 20 anni, nel 21, che ti dice lascia la banca, vai a fare l'attore. E poi quando lui avrà la prima scrittura,
no, devo dire sempre per mettere a fuoco ancora di più il carattere di questo padre. E lui era uno che ha fatto una vita grama, ha girato l'Italia perché faceva l'assicuratore e si riempiva di debiti. Infatti Vittorio è nato a Sora, dove c'è stato soltanto pochissimi mesi, poi dopo è stato portato a Roma, poi a Napoli, e lui è rimasto, sarà legato moltissimo alla città di Napoli. C'è una storia che raccontava lo stesso Vittorio, molto divertente, che a Firenze lui aveva fatto fare un vestito, una giacca a suo figlio, che cominciava a crescere, è diventato un giovanottello, quindi gli aveva fatto fare una giacca, però non l'aveva pagata. E un giorno, mentre andavano in giro, una domenica, andavano in giro per Firenze, padre e figlio, arriva questo creditore che cerca di togliergli la giacca. Allora lui tira fuori un foglietto, dice: guardi, qui c'è l'elenco dei miei creditori, lei sta al primo posto, se non la smette di manomettere mio figlio la retrocedo immediatamente all'ultimo posto. Dal punto di vista geografico c'è pure questa cosa, De Sica napoletano, ma famiglia napoletana, ma fino a un certo punto. Fammi finire, devo finire la storia del padre. Quando poi lui avrà la prima scrittura, e doveva dire soltanto una battuta, e lui tutte le sere andava lì, pagava il biglietto e si metteva ad ascoltare, fino al momento in cui Vittorio entrava in scena, Vittorio, e diceva la sua battuta. Poi andava in camerino e gli diceva: Vittò, ieri sera l'hai detta meglio. Però purtroppo, quando finalmente lui riuscirà ad avere la scrittura importante, quello che lo lancerà come attore, che è Gli uomini che mascalzoni, il film di Mario Camerini, lui morirà e non vedrà questa cosa. Però il film più importante, che lui considerava più importante, quello più sofferto, quello su cui si è speso di più, che era Umberto D. Umberto, lui si chiama Umberto suo padre, Umberto De Sica, Umberto D. È dedicato al padre. È dedicato al padre. E qui si dice una cosa molto bella. E poi il film, Umberto D è dedicato a mio padre. Non era la sua storia, ma ci misi tutto l'amore per lui, la sua vita grama, gli stipendi sudati, le privazioni, la dignità e il decoro morale della piccola borghesia, il borghese povero ancora più triste dell'operaio povero. Sul fatto che era considerato un attore napoletano, ma in realtà la famiglia era solo il padre che era napoletano, da quello che ho capito dalla biografia che fai. Sì, la mamma era addirittura romana, ma nemmeno il padre era romano. Credo che il padre fosse addirittura sardo. Mentre... Perché napoletano? Napoletano perché lui ha vissuto a Napoli, questo girovagare per lavoro di questo padre. Lui ha girato mezza Italia, anche a Firenze è stato a Roma, eccetera. Gli anni della prima giovinezza li ha passati a Napoli, e quindi lui si è sentito napoletano, tant'è vero che lui sarà, anche come regista, sarà molto legato a Napoli. Sì, è le sue città importanti sono Roma e Napoli. Roma perché ci ha vissuto tutta la vita, è stata la sua residenza, poi Roma la città del cinema naturalmente, no? E poi Napoli perché a Napoli i napoletani naturalmente lo chiamano Di De Sico, signor Di De Sico. Una volta incontra uno quando girava uno dei suoi film, tipo probabilmente, che ne so, Ieri, Oggi o Domani, lo blocca e si mette a piangere e gli comincia a raccontare una cosa
disgraziatissimo, una storia disgraziata, no? Di figli morti, morirono di fame, una cosa, e con le lacrime che gli scendevano. E allora lui mette mano al portafoglio e fa per tirargli, dice: no, ho fatto apposta per fare capire che anch'io posso fare l'attore. Tornando a Umberto D, racconti un episodio molto bello, nel senso la proiezione privata a Los Angeles, credo, e con Chaplin alle spalle. Dice Chaplin. Se ci racconti quell'episodio, che cioè, De Sica è uno che c'è alle spalle Chaplin, e vedevano tutti. Lui porta Umberto D. Che non aveva avuto poi un grande successo. No, l'avevano addirittura ritirato. Sì, soprattutto. Così entriamo dopo nella perché, polemica. Perché c'è stato motivi politici, perché Umberto D. Chi non l'ha visto, racconta la storia di un pensionato povero. A quell'epoca, nel dopoguerra, i pensionati, le pensioni erano bassissime, molti non ce l'avevano nemmeno. Poi addirittura la pensione minima sarà un'invenzione di un grande ministro socialista che si chiama Giacomo Brodolini. Al mio paese, in Toscana, c'erano i vecchietti che improvvisamente si ritrovarono una pensione, che nessuno aveva pagato un contributo per loro, non sapevano, non conoscevano nemmeno il significato di pensione, che insieme alle immaginette, alle fotografie dei loro cari, c'era anche Brodolini con l'omino davanti. E Brodolini, scusa per una piccola parentesi, come io sono un grande ammiratore di Brodolini e prima o poi riuscirò a fare un film su di lui. Lui era un ministro qualsiasi, come tutti i politici. Non voglio, qui ce ne abbiamo uno molto importante, però il politico pensa a tante cose, pensa alla carriera, quando va in un posto pensa subito a dove andare, da un altro posto, eccetera. Lui si era ritrovato vice segretario del Partito Socialista e bisognava fare un altro governo di centrosinistra dove lui sarebbe stato sicuramente ministro. Però lui pretendeva un ministero importante, un ministero dove ci stanno i soldi, che ne so, l'economia. Se non che prima aveva un fastidio alla gola e va da un medico a farsi sentire questo fastidio alla gola. E questo gli dice: guarda, tu c'hai un tumore ai polmoni. E perché sento? Ti è arrivata la gola. E quanto c'ho di vita? Non più di un anno. Allora lui va da De Martino, che era il segretario del partito, e gli dice: voglio il ministero del lavoro. Quello dice: ma sei matto? Con tutti i casini che ci stanno, un socialista al lavoro. Perché loro pensavano che al lavoro ci sarebbe andato sempre quello che rappresentava i padroni più che quello che rappresentava i lavoratori. No, non se ne parla, voglio il lavoro. Si impunta, si fa dare il lavoro e lui in 7 mesi fa lo statuto dei lavoratori, la pensione minima, inventa la pensione minima, le gabbie salariali le abolisce il caporalato. Quando c'è lo statuto dei lavoratori pronto, lui è ricoverato a Zurigo, dove è morente, in una clinica di Zurigo, si fa portare dal suo segretario particolare, del capo di gabinetto, no? Si fa portare la legge, lui la firma e muore. Il presidente della Repubblica Saragat gli ha dato una medaglia d'oro come eroe civile. Allora a quell'epoca la pensione, quei pochi che ce l'avevano, era una pensione misera, grama, e i pensionati protestavano, facevano dei poveri vecchietti che erano costretti a fare lo sciopero, poi che sciopero fa uno che non c'ha lavoro, non, no, quindi delle proteste, cose di questo genere. Umberto D inizia proprio con una protesta. Umberto D inizia proprio con una protesta. E quindi, perché abbiamo parlato di Umberto D?
perché se ci raccontava l'episodio con Charlie Chaplin. Ah. Allora lui fa vedere anche per capire la grandezza di De Sica. No, ci sono anche dei problemi politici, perché alla Democrazia Cristiana Andreotti soprattutto, che era il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, poi Andreotti ha fatto ammenda di tutto, perché poi ci abbiamo parlato con Andreotti era una grande persona, devo dire, una persona coltissima, grande scrittore, e quindi sapeva riconoscere anche quelli che sono stati i suoi errori. E poi tra l'altro poi ha fatto pure amicizia poi dopo con Vittorio De Sica, sono diventati anche amici personali. Però perché ricevevano la famosa battuta che i panni sporchi si lavano in famiglia, non è l'attribuiscano ad Andreotti, ma non è di Andreotti, l'ha fatta probabilmente un ambasciatore in un qualche paese estero del Sud America, dove andavano i film italiani e gli arrivavano tutti questi film pieni di problemi e così, dice basta, fatela finita, i panni sporchi lavateli in famiglia, non ce li mandate a lavare qui a noi, no? E allora tutta questa battuta è stata attribuita ad Andreotti. Però lui scrisse però un articolo sulla rivista rivista democristiana, la rivista ideologica della Democrazia Cristiana, e un articolo dove gli dice sei un grande regista, perché non ti occupi non dei problemi ma di quelle che sono le eccellenze italiane, che comincia fare le biografie dei grandi italiani eccetera eccetera. Naturalmente in qualche maniera negando tutto quello che erano i principi del cinema neorealista che si ispirava alla realtà del nostro paese, si giravano quello che vedevano e il paese era così, pensate, era un paese povero, poi non si poteva, subito dopo la guerra non si poteva girare nei teatri, perché negli studi, perché gli studi erano occupati dagli sfollati, erano occupati dai senza tetto, quelli che erano stati bombardati a Roma avevano occupato tutta Cinecittà, e allora non si poteva più girare negli studi, si girava a mezzo alla strada e in strada si vedevano quelle storie lì, ci potevano essere delle storie diverse. E il film viene ritirato dal sala? Il film viene addirittura ritirato. Lui partecipa al Festival di Cannes e qualcuno dà l'indicazione di non premiarlo. Cioè, mentre la giuria era tutta quanta propensa a votare, a dare la Palma d'Oro a Umberto D, e però arriva la telefonata da Roma e questi non lo premiano. E lui quando lo porta addirittura a Hollywood, e lì a Hollywood c'è ancora Charlie Chaplin, e a un certo punto sente un signore dietro di lui che singhiozza, che piange singhiozzando, si gira e Charlie Chaplin, e quindi si è commosso a vedere questo povero. Poi tra l'altro questo pensionato si chiama Battisti, no, ed era un professore di linguistica italiana. C'è stato per un periodo di tempo in Italia, per decenni, c'è stato un solo vocabolario etimologico italiano, ed era questo di questo Battisti. Adesso ce ne sono diversi naturalmente, però lui l'aveva, le persone le prendeva a mezzo alla strada, aveva visto questo professore e ha detto alla sua assistente, ha detto mi serve vero, vorrei fare un provino a quel signore lì. E questo professore, sai, a quell'epoca tutto quanto, non mi disturbi, ma cosa vuole da me, se ne vada via, chiamo la polizia, chiamo i carabinieri, tutte queste. Poi alla fine, no, guarda, si è avanzato di Sica, no? Finalmente capisce che lo vuole come attore, lui si fa ingaggiare e diventa il protagonista di Umberto D. Lui che era anche il film preferito da De Sica,
oltretutto. Ma certamente, poi anche perché l'ho intitolato il suo padre, sì, Umberto, beh, si chiamava Umberto. L'ho rivisto con l'occasione e all'inizio ci ho proprio dedicato sì, a mio padre, sì, scritto una cosa tipo questa sì, che ho letto adesso. E lui nasce come attore, e come attore negli anni 30 lui è l'attore più importante italiano, e soprattutto lanciato con film tipo Gli uomini che mascalzoni, che sono film che raccontano storie leggere di innamorati, però i protagonisti non sono contesse, non sono duca, non sono signori come era il cinema il cinema dell'epoca che fu definito il cinema dei telefoni bianchi, ma erano il coso, lui in Gli uomini che mascalzoni lui fa il fattorino, che la ragazza di cui lui è innamorato è la figlia di un tassista, poi e quindi c'è anche un aspetto interessante che spieghi nel libro, che diciamo è forse la prima volta che le telecamere escono dagli studios e fanno vedere Milano, che è bellissima, oltretutto la fiera di Milano, avevano appena costruito la fiera di Milano, quella che stava lì nel centro di Milano, che adesso non so che cosa ci hanno fatto, c'era anche la televisione. E lì è una piccola città che si può con le strade, puoi far vedere, ci fai passare il tram e fai vedere che è una città vera e non è un edificio dedicato a cose diverse. E lì fanno conoscere la Fiera di Milano, la lanciano e nello stesso tempo portano il cinema in mezzo alla gente, e questo è, e c'è in qualche maniera un'anticipazione di quello che sarà il grande cinema di Vittorio De Sica quando diventerà un regista importante. Una cosa biografica, che anche questa sì, è molto interessante. De Sica aveva due famiglie. Se ci racconti le due famiglie e i Natali e i Capodanni di De Sica. Beh, lui si era sposato con Giuditta Rissone, che era un'attrice più grande di lui, molto brava, molto importante, si erano innamorati e poi però a un certo punto questo matrimonio gli stava, nasce una figlia che si chiama Emi Emilia, quindi Emi nel 1938 nasce. Poi dopo lui conosce Maria Mercader, che era un'attrice spagnola, e si innamorano e si mette insieme a questa qui, da questa unione nascono due figli. Maria Mercader in qualche maniera si era rassegnata a questa situazione, siamo in un'epoca in cui il matrimonio è indissolubile, si possono fare delle separazioni ma sono complicatissime, il divorzio è di là da venire, no? E poi soprattutto i figli, di chi sono figli? Questi che nascono, Emi è figlia di De Sica, ma questi altri qui, chi è il padre? Sono Manuel e Manuel e Christian, e quindi naturalmente portano il cognome della mamma, e lui cercherà di diventare addirittura cittadino francese, perché in Francia già c'era il divorzio, diventerà cittadino francese proprio per dare il suo nome a questi due figli. Però non bisogna far sapere agli uni, non far sapere agli altri di questa situazione. I fratelli delle due famiglie non si conoscevano. Non si conoscevano. Tant'è vero, quando arrivava il Natale, il Capodanno, lui andava, metteva
l'orologio indietro a una famiglia, a quelli più piccoli, perché con Amy era più grande, non ci sarebbe cascata, a quelli a Manuel e Christian mettevano l'orologio indietro e faceva una specie di festa, una cena con loro, poi faceva finta che arrivava mezzanotte, brindava e poi li metteva a dormire e lui correva dall'altra famiglia, quindi una vitaccia, poveraccio, no? E poi a un certo punto, un giorno, Amy De Sica trova a scuola una sua compagna cattivella, maliziosetta, gli mette davanti un giornale tipo Oggi, tipo Gente, quel giornale di quell'epoca, no? Dove c'era un paginone, la nuova famiglia di Vittorio De Sica, gliela mette davanti. Lei lo legge, rimane impietrita e corre subito al giornalaio vicino a casa sua a comprare tutte quante le copie. Non ne trova nemmeno una, perché era passata prima sua madre e le aveva comprate tutte lei. Allora a questo punto la cosa è talmente palese, lei mette suo padre di fronte e lui si mette a piangere e dice: no, ma perché non me li fai conoscere questi fratelli? No, poi adesso faremo, questo non possono, perché devono fare questo, devono fare la cresima, la prima comunione, tutto, poi dopo ci penserò io, non ti preoccupare, eccetera. Vigliaccamente cercava di rimandare, finché un giorno Amy si rintraccia il numero di telefono di questi fratelli e dice: sono vostra sorella, incontriamoci. Si incontrano, fanno amicizia e diventano fratelli e sorelle. E lei ha preso un'iniziativa che suo padre non aveva il coraggio di prendere. Ecco, quindi. Poi lui c'ha il vizio del gioco, tu sei giocato un sacco di soldi, ma proprio tanti. Tant'è vero che Alberto Sordi, che lo ingaggiava spesso, lo ingaggiò per un film che si chiamava Un italiano in America, e doveva girare addirittura a... dov'è che la città del gioco, come si chiama? Las Vegas. E lì racconta una cosa divertentissima, che c'era una scena dove lui stava al tavolo della roulette, perdeva tutto come personaggio, diciamo, no? Il personaggio del padre di Alberto Sordi, perdeva tutto, poi si alzava, diceva: si gioca per giocare, e se ne va via, no? Molto dignitosamente. Poi passa davanti a un corridoio di slot machine, mette la mano in tasca e trova che c'è ancora una moneta. Allora butta la moneta in una slot machine, tira la manovella, perde anche quella e se ne va tutto sconsolato. Allora Sordi, lui stava lì al tavolo, stava vivendo personalmente quella situazione lì, che poi rappresenterà nella scena del film, e gli fa vedere come doveva fare. A lui passa davanti alla cosa, tira fuori una moneta, la infila dentro, escono fuori migliaia di monete. Allora Sordi si mette davanti e dice: il primo che si avvicina l'ammazzo. Tornando alla storia di cineasta di De Sica, i tre grandi momenti: l'incontro con Mattoli, l'incontro con Camerini, e poi iniziamo col neorealismo, l'incontro con Cesare Zavattini, che forse è l'incontro più importante che ha avuto De Sica. Dunque, allora, l'incontro con Camerini è quello che gli fa fare questi primi film. Camerini era un personaggio che usciva fuori, possiamo chiamarlo anche il precursore del neorealismo, un neorealismo cordiale, sorridente, senza grandi problemi, però comunque
faceva la parte della sì, poi cantava pure, c'è la famosa canzone Parlami d'amore Mariù, che poi lui quando faceva anche l'attore di teatro, è stato importantissimo come attore di teatro, gli chiedevano, c'è stata una volta per esempio che a loro si erano messi a rappresentare una cosa di Achille Campanile. Achille Campanile è stato un grandissimo scrittore, umorista, ha raccontato delle cose e un maestro del non senso. Che a un certo punto, dopo un po', cominciano a fischiare perché non capivano, era una cosa strana che facevano, troppo avanti quindi per l'epoca, e incominciano a fischiare e tirano fuori il sipario, cominciano a tirare i pomodori come si faceva, adesso non credo che si faccia più una cosa del genere, anche perché i pomodori costano sempre di più, e allora c'era lì presente Achille Campanile che si veste da autore con una palandrana, si mette un cilindro in testa, una cosa, una caramella all'occhio, arriva dentro e fa, dice: signori, un attimo di attenzione per favore, un attimo di attenzione, sono l'autore. cominciano a urlare ancora di più: se non la smettete ve ne facciamo un altro pezzetto. Poi la cosa come si è risolta? Questi volevano i soldi indietro. Buone sotto indietro, si è risolta perché è uscito fuori di De Sica, ha cantato Parlami d'amore Mariù, e quindi la cosa è diventata più cordiale e i soldi non li hanno ripresi. Ma tanto per dire che tipo di vita facevano questi attori, una volta loro, perché non li conosceva nessuno, erano dei giovani bravi, no? E mentre invece quelli che andavano a teatro volevano il grande nome, c'erano anche loro, a quell'epoca c'erano i grandi nomi del teatro, e vanno a Modena. A Modena c'era un comincia, mancano due attori e non incomincia la cosa, se non che dopo un po' di tempo arriva una telefonata e dice: sono il ristorante di Modena Tardetari, ci sono qui due signori che dicono essere attori della vostra compagnia, che hanno mangiato e bevuto, se venite qui a pagare il conto ve li liberiamo, se no ce li teniamo. In questa fase qui c'è l'incontro con Mattoli che li tira fuori da questa situazione. E Mattoli li tira fuori da questa situazione, e naturalmente lui era un grande, oltre ad essere un grande regista, era anche un grande impresario, che aveva di quelli che scopriva, uno che ha scoperto lo stesso Totò, l'ha scoperto lui, e De Sica l'ha scoperto lui, Alberto Sordi l'ha scoperto lui, e faceva delle compagnie che si chiamavano Zaboom, che erano delle compagnie di rivista molto divertenti, che al pubblico piacevano, e praticamente lui tirò fuori l'attore di teatro Vittorio De Sica da questa situazione grama da morto di fame, e cominciò a lanciarlo anche dal punto di vista teatrale. Il cinema viene dopo. Lui diventa talmente bravo come attore che sarà la stessa sua bravura di attore, possessore di una grandissima tecnica, che lo convincerà a fare il regista. Ma lui diventa un regista di attori. Lui, le inquadrature, la macchina, sì, è importante, verranno in un secondo momento. Lui lavora sull'attore. Gli fa vedere come deve fare. C'è Sofia Loren che racconta che gli ha insegnato a sculettare, a camminare sculettando. A me mi ha insegnato Vittorio. Ai bambini, lui faceva il bambino, e i bambini di De Sica sono i bambini più belli della storia del cinema.
più bravi. E li faceva piangere come? Faceva i vecchietti. No. Beh, per esempio lì si racconta, lì c'è il suo capolavoro che io considero, la di biciclette, che io considero addirittura forse il più bel film della storia del cinema mondiale. Per me sono due, Tempi moderni e La di biciclette. Poi vengono tutti quanti gli altri. E a un certo punto lui, la storia la racconto per ricordarla, è la storia di un operaio che cerca lavoro. A un certo punto gli danno lavoro come attacchino, però devi avere la bicicletta, dicevo la bicicletta. Lui si reca al Monte di Pietà, gli porta i lenzuoli insieme alla moglie, porta tutte delle povere cose. Pensa che il Monte di Pietà prendeva i lenzuoli, pensa che miseria che c'era. E alla fine riscatta questa bicicletta e va a lavorare. E mentre sta lavorando, appoggiato alla bicicletta, mentre lui sta attaccando i manifesti sul muro, attaccata sul marciapiede, c'è questa bicicletta, arriva il ladro e gliela ruba. E la storia, il film comincia in questo momento, è la storia della ricerca di questa bicicletta, che si svolge tutto nell'arco di una giornata, di una giornata domenicale. Tant'è vero che poi la storia finisce vicino allo Stadio Flaminio, qui a Roma, che allora si chiamava in un'altra maniera, era Stadio Nazionale, poi si chiamava Stadio Grande Torino dopo la morte di... intitolata Grande Torino, quello di Superga, che muore a Superga, e c'è una partita di calcio. Durante questa partita di calcio si svolge tutto quanto, però lui nel frattempo si rivolge dappertutto, quello che gli hanno rimproverato, i comunisti odiavano De Sica perché lui non aveva il partito, non c'aveva il sindacato. Non si era rivolto al partito, non si rivolto, alla sezione. Non si è rivolto a... È solo in mezzo a questa moltitudine di gente che se ne frega del suo problema. E poi a un certo punto lui non sa, è disperato, ha perso il lavoro, ha perso la bicicletta e vede una bicicletta e la ruba. La ruba viene inseguito dal proprietario insieme ad altre persone, cioè, e lo stanno per arrestare. Portiamo a quale commissario, lo portiamo? Portiamo a quel commissario, no, a quell'altro, eccetera. Poi, a un certo punto il proprietario che dice, no, c'è il bambino, il figlio, che gli si è messo a casa, ha preso la mano del padre, la stringe e sta piangendo perché il padre ha capito che si è inguaiato, no? E allora lì il proprietario guarda il bambino e fa, dice, no, lasciate perdere, non mi impiccio, non voglio impiccio, lasciamo perdere la bicicletta, ma non ritrovata. E lui se ne va, si allontana in mezzo alla folla, quella dello stadio che sta uscendo dalla partita, con questo bambino, cioè soltanto come appoggio la mano del bambino. Tant'è vero che i cosi che i russi, i sovietici dovremmo dire, cambiarono il finale del film, lo mandano a sentire il comizio di Togliatti. Ma, una cazzata grande come una casa, quando lo seppe De Sica. Lì Staiola, il bambino, sì, piange, come ha fatto a fare piange Staiola? Poi ci sono citazioni in altri film. Lì a un certo punto lui deve piangere, Enzo Staiola si chiama, è un bambino di 8 anni, molto bravo devo dire, però non sapeva piangere a comando, lì deve piangere davvero quando vede il padre che lo stanno arrestando, che ha rubato la bicicletta, eccetera. E allora lui gli mette delle cicche in tasca e poi gli mette la mano
nelle tasche e tira fuori le cicche. Sì. Ma che fai, il ciccarolo? Ma non ti vergogna a fare ciccarolo? No, io non so ciccarolo, non faccio il ciccarolo. Nel film La Ciociara, la figlia, c'è, lì c'è tutta quanta una storia che voleva che Ponti, che è il produttore del film, grande produttore internazionale, marito di Sofia Loren, voleva che questa parte la facesse Anna Magnani, cioè De Sica voleva che la facesse Anna Magnani. La parte della figlia voleva. La parte della mamma di Cesira, però la figlia doveva farla Sofia Loren. Sofia Loren non poteva fare la parte, aveva più di 20 anni perché è nata nel 34, quindi il film si è girato nel 59. C'aveva 25 anni, non poteva fare la parte di una bambina che viene stuprata dai marocchini, no? Poi a vedere stuprata Sofia Loren, io non credo che si commuova il pubblico, no? Se vede stuprare una bambina si commuove, come, no? Si indigna oltre che commuoversi. E allora a un certo punto Anna Magnani diceva, ma casomai fategliela fare lei, la parte della madre. E quindi praticamente gli dette il via libera, però lei perse una grande interpretazione. Comunque è stata grande anche Sofia. Lei a 25 anni riesce a fare la madre di una bambina di 12 anni. Quindi non è credibile. Mentre invece lei con la sua qualità di recitazione riesce ad essere credibile anche su questa cosa. Quando queste due donne vengono stuprate, violentate dai marocchini, la ragazza a un certo punto si chiude in un mutismo, non parla più, non si interessa più di niente, eccetera, perché il trauma è stato fortissimo. E poi a un certo punto la mamma la scuote e gli dice: ma perché non parli? Ma perché? Cioè, dice, non ha più parlato, non ha più domandato di Michele. Michele era un giovanotto che avevano conosciuto, che poi non ho domandato che fine ha fatto Michele. Michele è morto, capito? Michele è morto. Quando le sente dire che Michele è morto, lei si mette a piangere. Ma deve essere un pianto liberatorio. E questa non riusciva a farlo. De Sica la prende a schiaffi, in tutti i modi. Poi alla fine, questo me l'ha raccontato lei, Eleonora Brown si chiama, una bellissima signora adesso che vive a Roma, e è venuto lui, fatto finta di avere un foglietto in mano, ha detto: sii forte, tuo padre e tua madre sono morti in un incidente stradale. Poi quando hanno girato, non è vero niente, era per farti piangere. Io farei un applauso a Giancarlo, Andrea Matera, con l'incontro forse più importante per De Sica, che è Cesare Zavattini. Ti dico, io ho un mito di Cesare Zavattini, perché subentrò a Pitigrilli nella direzione della rivista Le Grandi Firme, che tu hai ripubblicato. E sì, diciamo, per cui un genio in modo assoluto. Il rapporto tutto, con perché lui è riuscito, non si sapeva che mestiere facesse, lui era il tuttologo, faceva giornalista, lo faceva cinema, tutto, lo faceva tutto Zavattini. Se no? Ci spieghi il rapporto che c'è, anche diciamo che cosa faceva l'uno e che cosa faceva l'altro, e anche il fatto che... Un giorno lui, Vittorio, dirà: noi siamo come il cappuccino. Nel cappuccino c'è il latte e c'è il caffè, però diventano una cosa unica, una cosa completamente diversa dal latte e dal caffè, no? E non si possono nemmeno separare. Se uno ci ripensa, dice: no, voglio soltanto il caffè, non può separare il latte dal caffè, no? Dal cappuccino ormai diventa cappuccino, diventa una terza cosa. E così noi siamo. E c'è da dire però che De Sica
una volta incazzato con Zavattini, perché Zavattini a un certo punto non lo seguiva più, perché si era messo a fare lui, si era messo insieme 4-5 giovani registi, avevano fatto dei film ignobili che nessuno aveva visto, non avevano incassato una lira, eccetera. E poi lui è ritornato con il cappello in mano da Vittorio, hanno ripreso la collaborazione. E dice Rio, sì, lui scriveva, ma non è venuto mai una volta a guardare come io giravo, perché non ha mai capito che io c'avevo una, mettevo la mia grande sensibilità dentro a queste storie, che spesso erano soltanto delle paginette scritte, no? Non era solo un fatto tecnico, non era soltanto un fatto tecnico. E poi, cioè, mentre comunque De Sica era una persona generosa, ha sempre riconosciuto a Zavattini quello che era quello che doveva dare a Zavattini. E però quando i critici, che odiavano De Sica perché non era comunista, in un'epoca in cui lui era più socialista che comunista, socialista umanitario, infatti i suoi personaggi sono così, no? E tra l'altro lui andrà a girare un film, Girasoli, in Unione Sovietica, e lui mandava, ogni volta che girava un film fuori di Roma, lui mandava ogni sera una lettera alla figlia Emi, e che, dove raccontava, sì, si interessava delle cose di famiglia, le sue cose, la salute, eccetera, eccetera, come fanno padre e figlia quando si scrivono, però diventano ci metteva tutti, veramente un diario di lavorazione. E lui lì c'era un sacco di giudizi sulla società sovietica. Non erano rose. Che non erano rose. Allora, però qui siamo già verso il 1970, questo film non... Però devo dire che i comunisti lo odiavano già dall'epoca di... Invece amavano Cesare Zavattini. Ci amavano Cesare Zavattini, tant'è vero che quando parlavano mettevano un film di Zavattini e De Sica. Dicevano prima il nome di Zavattini e poi il nome di De Sica, facendo torto a De Sica. Tant'è vero che nessuno diceva mai che il film di Fellini era di Flaiano. Certo. Però c'è già... No? Che pure Flaiano ci metteva tantissimo come idee, come scrittura nei film di Fellini. Però De Sica gli davano questa cosa qua. Scusa, per finire... De Sica era più amato all'estero che in Italia. Per finire il ciclo, diciamo, pesante del neorealismo, Sciuscià, L'area di biciclette, e c'è il film d'uscita che è Miracolo a Milano, che è un film straordinario. Lì, diciamo, Zavattini si vede molto, secondo me, nel senso che... No, quello nasce addirittura da un romanzo di Cesare Zavattini che si intitola Totò il Buono. E si vede, diciamo, quella è l'uscita dal neorealismo, nel senso che è al limite, nel senso che va verso la fantasia pura. Diventa una favola, è una favola che ha per protagonisti dei barboni che avevano occupato le terre di un signore che ci doveva costruire, fare la speculazione edilizia, e poi la polizia li caccia via. È una favola, quindi deve avere lieto fine. Loro scappano, inseguiti dalla polizia, arrivano a Milano, alla Piazza Duomo, dove ci sono gli scopini che stanno scopando per terra. Loro prendono le scope, salgono sul cavallo della scopa e volano in cielo. E appare una scritta sul coso, verso un mondo dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno. Zavattini l'aveva pensata in un'altra maniera, la finale. Loro volavano, arrivavano in un posto, in altre nazioni, dall'altra parte,
e, non, e c'era scritto proprietà privata, vietato atterrare. Andavano dall'altra parte, proprietà privata, andato a atterrare. Naturalmente questa cosa non piaceva, era considerata troppo ideologica, non piaceva la censura, non l'hanno. Comunque è bello così, verso un mondo dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno. Una curiosità mia, Miracolo a Milano secondo me ha le stesse atmosfere di alcuni film di Frank Capra. Tu ce lo vedi questa cosa o no? Un rapporto? Ma certamente, l'ottimismo, no? L'ottimismo da Frank Capra, perché qual è la caratteristica dei suoi film, la cifra dei suoi film? È questa, è una società ottimistica, quando tutto va male improvvisamente arriva la fortuna, arriva anche la discesa dal cielo di un angelo che ti aiuterà e che ti... Il finale oltretutto di Miracolo a Milano è stato è citato da Spielberg e in E.T. quando prendono le biciclette ai ragazzini, quella sì, è la citazione di Miracolo a Milano. Certamente. No, io dico anche queste cose per capire la grandezza del cinema italiano, cioè Spielberg, forse il più grande, uno dei più grandi registi americani, cita dentro il film straordinario come E.T. quando i bambini prendono la bicicletta e volano, e quello è Miracolo a Milano. Io perlomeno l'ho letto sempre così. Andando, diciamo, il film diciamo più recenti, La Ciociara, ci hai spiegato diciamo il problema che si era creato agli inizi del film, e qual è il mutamento? De Sica capisce che è finito il neorealismo e però fa ancora grandissimi film. Capisce che è finito il neorealismo e lui si ricicla innanzitutto come attore. Lì bisogna riprendere la storia dell'attore. Nel dopoguerra lui non viene più considerato come attore perché era l'attore del cinema degli anni 30. C'era questa bella faccia da giovane, no? Però adesso il fisico si era appesantito, i capelli si erano ingrigiti, lui era diventato un signore, non era più quel giovanotto che cantava Parlami d'amore Mario. E nessuno lo chiama più. Un giorno lo aiuterà un suo collega molto amico che era Alessandro Blasetti, e lo chiama per interpretare una parte in un film che si chiama Altri Tempi, Zibaldone numero 1, per raccontare la storia di Maria Antonia, una prostituta in un paese che viene assolta perché c'è un avvocato che la difende, un avvocaticchio di provincia così, che non si ricorda le cose, non si ricorda le parole, no? C'è il giudice che gli suggerisce la parola che deve dire, no? E che la difende dicendo il processo di Frine, perché così era successo, c'era questo personaggio nell'antica Grecia che si chiamava Frine, che viene assolta perché si spoglia, farà vedere la sua bellezza, e quindi io che ci faccio con questa bellezza del mio corpo, e quindi viene assolta. È un po' la storia di Bocca di Rosa, la famosa canzone di Fabrizio De André, che sicuramente si è ispirata a questa storia. E lui a un certo punto dirà, ricordando il processo di Rine, ma se voi assolvereste un minorato psichico, e allora perché non assolvete questa grande, straordinaria maggiorata fisica? e Gina Lollobrigida. E lui, oltre a rilanciarsi come attore, perché lì lui è straordinario, la gente rideva, il film è un grande successo grazie a lui. E fa tutto il ciclo, pane, amore, fantasia. Poi dopo si rilancia come attore. Si lancia come attore e inizia una nuova carriera. Tant'è vero che lui, l'ho contato, lui ha fatto
qualcosa come 164 film come attori, come attore, e 32 come regista, per non calcolare le pièce teatrali che sono tantissime, perché lui negli anni 30 faceva cinema e teatro contemporaneamente. Per fare un paragone, Totò mi pare che dicevi 100 film. Totò ne ha fatti 98, meno 100 film. Alberto Sordi ne ha fatti 149, lui 164 film come attori. Mentre fa teatro. E lui, con la paga che prendeva come attore, con i guadagni dell'attore, ci si pagava il vizio del gioco, no? Mentre invece per alla famiglia destinava i guadagni che erano cospicui del grande regista, perché lui a un certo punto, non avendo, si rende conto che non si può continuare con il neorealismo perché l'Italia è cambiata, fortunatamente non ci sono più quelle situazioni miserrime come c'erano nel dopoguerra, uno non si sarebbe ammazzato per una bicicletta, se ne comprava un'altra naturalmente, no? E i pensionati che cominciano ad avere una pensione, e lui diventa uno star director, diventa un regista al servizio dei grandi attori, e ne troverà due straordinari che devono tutto a lui, che sono Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Sofia Loren è bravissima perché De Sica gli ha insegnato tutto. Ho detto prima che gli ha insegnato a sculettare, ma gli ha insegnato tutto, a come recitare, a come dire le battute. Tant'è vero che lei è grandissima con quando è diretta da Vittorio De Sica, con gli altri un po' meno. Con gli altri un po' meno, perché il marito gli aveva messo addosso questa patina da grande diva hollywoodiana, no? Che non c'entrava niente con lei. Diventava un po' di lei parte. Sarà straordinario quando la dirigerà nella giornata particolare, sempre con Mastroianni, Ettore Scola, che era un allievo di De Sica e che la diresse dicendo: io l'ho diretta come l'avrebbe diretta De Sica. De Sica non c'era più, il film lo dirige lui, e lei è grandissima. E vincerà altri due Oscar. Lui ha vinto 4 Oscar in tutto, 2 con i 2 film neorealisti, con Social e la delle biciclette, poi vincerà un Oscar con Ieri, Oggi e Domani. Soprattutto io penso che chi gli ha dato l'Oscar ha pensato all'episodio di Adelina, quella la napoletana sempre interpretata da Sofia, che si fa mettere incinta per non andare in prigione, perché era una contrabbandiera di sigarette, naturalmente vendeva le sigarette di contrabbando. Adesso nessuno vende più le sigarette di contrabbando. Sì, a Napoli. Andiamo alla chiusura. A me sembra che non si vendano proprio più le sigarette. Allora, una informazione di tecnica, ci sono i libri. No, poi c'è un altro film con cui vincerà l'Oscar, che è Il giardino dei Finzi Contini. Sì. Ci sono i libri in vendita, facciamo un'ultima domanda e chiudiamo. Di Giancarlo, e poi c'è il film a copie. No, ma bisogna dire che di questo libro. Questo qui è un problema, perché io l'ho recuperato una copia e le volevo comprare altre su IBS, ma non c'è più, è esaurito questo. Ci sono gli altri libri. Io chiuderei, anche per ricollegarsi al prossimo incontro che è il 31 maggio, se ci dici il rapporto con Alberto Sordi. Lui scopre Alberto Sordi, gli fa fare il primo film da protagonista. Lui lo... Naturalmente Alberto Sordi si era messo a, era diventato un divo della radio, aveva inventato questo personaggio del compagnuccio della parrucchietta, e all'epoca, siamo nei primi anni 50, la radio, non c'era televisione, e la radio era diventato il mezzo popolare più, lo scopre attraverso la radio. E gli fa fare un film che si chiama Mamma mia che impressione. La regia la farà lui, lo produrrà, e poi lo fa firmare ad un signore che non farà altri film, che era il genero del proprietario della
dell'azienda dove lui andava a fare il montaggio, tutta quanta l'edizione, il doppiaggio, tutte queste cose qui. Un giorno questo proprietario di questa cosa si presenta da De Sica e dice: guarda, c'ho questo mio genero, cioè questo che si è sposato mia figlia, che gli piacerebbe tanto fare il cinema. Dice: ma che sa fare? Dice: no, niente, non ho mai fatto niente. Dice: vabbè, ci penso. Poi un giorno lo manda a chiamare e gli dice: senta, se lei mi abbona tutte le spese qua, io faccio filmare il film al suo genero. E quindi ha trovato un modo di... aveva anche queste furbizie, era un uomo molto intelligente, molto colto, molto simpatico, un mascalzone, un simpatico mascalzone, ecco, quindi assomigliava molto spesso ai suoi personaggi. Poi come attore lui non reciterà più se stesso, lo reciterà soltanto una volta nell'Oro di Napoli, perché fa nell'episodio del nobile che si è giocato tutto, che lo fanno uscire di casa senza soldi, e che va a costringe il figlio del portiere a giocare come lui, e lo tratta come se fosse lo sfida a duello. E questo, ma perde il castello, questo ragazzino vince sempre lui, perché è più bravo, è più fortunato del coso, eh? E... De Sica gli dice: tu sei fortunato. Gli risponde: no, io so giocare. No, è l'unica volta che si autodirigerà. Lui farà tante parti importanti, tante parti carine, eccetera, eccetera. Una volta soltanto sarà un grande protagonista, e si farà dirigere però da Roberto Rossellini, che è il generale della Rovere, che è una storia vera, un personaggio, un truffatore che ha vissuto di truffe, che era stato infiltrato dentro il carcere di San Vittore dai tedeschi, che gli danno dei soldi, perché scopra tra tutti quelli che avevano arrestati che erano i partigiani, i capi partigiani, e lui entra in un mondo che, di torture, di vessazioni, di pianti, di disperazione, eccetera, che non è il suo mondo. Però ci si immedesima a tal punto, lui passa per il generale della Rovere, e che si farà fucilare insieme agli altri compagni, e ti dirà, non li tradirà, e passerà come il vero generale della Rovere. Una storia bellissima, un film straordinario, che lui, dove si vede un De Sica al top proprio delle sue capacità. Io chiuderei con un applauso. Caro, ti voglio dire ancora anche una cosa: questo ciclo di incontri, fatemelo dire, lui adesso dopo in bacchetta, vabbè, ma è un omaggio a Giancarlo Governi, insomma, un personaggio straordinario da tutti i punti di vista, è un personaggio, dopo mi punirai, va bene, che ha trasformato le nostre vite, nel senso che le cose che ha fatto in televisione, i suoi libri, e il suo rapporto con tutti questi grandi artisti è entrato nelle nostre vite e ce l'ha trasformate. Io ricordo sempre una delle trasmissioni che ha fatto lui, che è Gulp e Super Gulp, che era una cosa avveniristica assolutamente incredibile e che ci ha segnato tutti. Storia di un italiano con Alberto Sordi è assolutamente la storia di noi italiani, è una cosa meravigliosa, per cui questo ciclo... Quella è stata una cosa grande soprattutto per me, perché io ho vissuto 4 anni con Alberto Sordi, quindi e ci sei diventato... era il mio idolo, io parlavo come lui, quando eravamo ragazzini parlavamo come lui, What's America, ci ricorda dicendo What's America, What's America... Alberto Sordi lo raccontiamo al prossimo incontro, e sarà bellissimo perché Giancarlo è stato amico stretto di Alberto Sordi, per cui andrà soltanto amico mio, ma amico di tutta la mia famiglia. Lui veniva a casa, noi andavamo a casa sua, lui veniva a casa nostra, festeggiavate il compleanno insieme, festeggiavamo il compleanno insieme. Lui era nato il 15 di giugno, io sono nato il 16 di giugno,
e festeggiavamo il compleanno il 15 di giugno, ovviamente, non quando era per deferenza, naturalmente. A te, una volta poi la racconterò venerdì prossimo. Comunque questa va raccontata, perché lui, l'avaro Alberto Sordi, allora lo vado a prendere un 15 di giugno con la macchina mia, saliamo in macchina, dove andiamo? Al Divino Amore. Lui era molto devoto, quindi io non mi sono affatto meravigliato dell'indirizzo che mi aveva dato. Andiamo al santuario del Divino Amore, era un mercoledì di mattina, non c'era nessuno. Il parcheggio davanti alla cosa era completamente vuoto. Io parcheggio proprio davanti al santuario, chiudo la macchina e faccio, mi avvio verso la chiesa, per entrare dentro la chiesa. Lui mi dice, no, vieni qua. Dove andiamo? Vieni. Mi porta un edificio 100 metri più in là. Che c'è? Suoniamo la porta, adesso vedrai. Mi aprono 200 bambini che gli sono saltati addosso, sembrava Gulliver con gli Puziani sopra. Ed io domando alla monaca che li accompagnava, ma che cos'è qui Alberto, un benefattore? Se non ci fosse lui, tutti in mezzo alla strada sarebbero questi bambini. Ecco dove andavano i soldi dell'avaro Alberto Sordi. Quando sono uscito mi ha detto, ti ricordi cosa dice il Vangelo? Che non sappia la sinistra quello che fa la destra. Tu sei un amico, ti considero un amico e ti ho fatto vedere questa cosa. Però se lo dice a qualcuno, la nostra amicizia finisce. Io l'ho raccontata in televisione la mattina quando si è saputo della sua morte, nel programma di Guardì, che mi è venuto a prendere, la macchina, io ho raccontato questa storia. Lui non c'era più ed era giusto che si sapesse. Grazie ancora. L'appuntamento è per venerdì 31 maggio alla stessa ora e in chiesa questa volta. Giustamente, cioè in omaggio alla devozione di Alberto Sordi. Adesso questo lo ripubblicano in occasione dei 50 anni della morte, che saranno novembre prossimo.